Buongiorno amici, bentornati nella mia cucina. Anche oggi vi illustrerò una tecnica e un piatto gourmet molto facile e veloce da prepararsi, estremamente interessante. Allora, abbiamo qui degli strozzapreti che ho impastato con farina e acqua di pomodoro, abbiamo degli anelli di totano che ho già lavato e tagliato, delle olive taggiasche, dei semi di sesamo che ho tostato in un padellino qualche minuto fa. In questa padella ho preparato dell'olio di sesamo molto aromatico, molto profumato ed interessante e il nostro solito pentolino con acqua calda e sale. Bene amici, è giunta l'ora di cominciare a cucinare. Allora, per prima cosa abbiamo messo a scaldare l'olio di sesamo e mettiamo giù il totano. Gli diamo una rosolata in padella prima, perché il totano non ha bisogno di grosse cotture. Anzi, se lo cuociamo troppo rischiamo che diventi gommoso e cattivo. Allora gli diamo una rosolata veloce in padella, appunto così lo insaporiamo anche con l'olio di sesamo. Dopodiché cominciamo la cottura degli strozzapreti. Il totano è praticamente pronto, quindi lo togliamo dalla padella per evitare di rovinarlo con una cottura eccessiva e ci prepariamo per la cottura degli strozzapreti. La cottura degli strozzapreti sta procedendo come da programma. Aggiungiamo le olive taggiasche per dare una nota aromatica diversa, aggiuntiva al piatto e proseguiamo con la cottura fino a completo asciugamento dell'acqua. Bene, lo strozzaprete è praticamente cotto. L'acqua, come vedete, si è quasi asciugata del tutto. È giunto il momento di rimettere il nostro totano all'interno della padella e completare l'operazione finale di mantecatura del piatto e siamo praticamente pronti per servire. Bene, il piatto è pronto. Come vedete, anche dalla lucidità stessa del colore, abbiamo una cremosità veramente incredibile e spettacolare. Impiattiamo per come siamo capaci, lo sappiamo, non siamo degli chef super professionisti. Ecco qua, abbiamo sporcato il piatto, vabbè, fa lo stesso, perdonateci, e aggiungiamo i nostri semi di sesamo tostati di cui abbiamo parlato in precedenza. Ecco qua, buon appetito a tutti, ciao, ci vediamo alla prossima.